Tutte le squadre di Serie A, chi da parecchi giorni, chi soltanto da poche ore, hanno cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato che si preannuncia quanto mai incerto ed interessante. L'estate del mondiale messicano è tutta nel segno di Diego Armando Maradona. Il pibe d'oro trascina l'Argentina al suo secondo titolo iridato e i tifosi del Napoli iniziano a pregustare un campionato da protagonisti. Questa coppa è anche per tutti i napoletani. Grandi manovre caratterizzano il mercato dell'estate del 1986. E in questo quadro si cala alla perfezione il nuovo presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che prende Giovanni Galli, Nano Galderisi e Daniele Massaro. Ma il colpo a sensazione è l'acquisto dall'Atalanta di Roberto Donadoni per 11 miliardi di lire. Ho letto una battuta, non facciamo piani quinquennali perché questi si fanno solo nell'Unione Sovietica. Voi che piano avete fatto? Abbiamo fatto il piano di figurare bene dall'inizio. Operano bene anche la Fiorentina, che si assicura Diaz e il giovane laterale Alberto Di Chiara. La Sampdoria, che ha in Boscov il nuovo allenatore e veste di blu cerchiato Cerezo e Briegel. E la Roma, che ringiovanisce il reparto avanzato con Baldieri e Agostini. Curiosità suscita, infine, la presenza ai nastri di partenza dell'Empoli, debuttante assoluta nel massimo campionato, grazie all'ultimo calcio scommesse, che in Serie A ha coinvolto l'Udinese, penalizzata di 9 punti, e il Vicenza, promossa in A, ma costretta a cedere il posto proprio all'Empoli. Parola al campo adesso, per uno scudetto che si assegna il 17 maggio 1987. Allora, eccoci qua, i predecessori, oddio, già sto tremando perché... Buonasera. Questa presenza. Che mi hanno spiegato che per avere successo in questa... basta dire le cose come stagno. Capito? E poi in casa... Buona stabattevole, mezzo miliardo di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitra Matei. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. Come sentite, abbiamo il grande privilegio di far parte anche per questa stagione dello staff di tutto il calcio minuto per minuto. Un cordiale saluto e un grazie per i consensi ai carissimi colleghi tutti e un augurio di buon lavoro a Sandro Ciotti, nuovo conduttore della Domenica Sportiva. L'impostazione del nostro programma è quella ormai noto. È un po' emozionato perché in fin dei conti questo è il suo primo Milan. Come si fa a non essere emozionati alla prima partita del primo appuntamento? È come al primo appuntamento d'amore. Cominciamo, come di consueto, con il solo risultato dei primi tempi e sentiamo Udine. Sì, d'accordo, Juventus 1, Udinese 0 dopo i primi 45 minuti di gioco con rete segnata da Brio al 19esimo. Cielo nuvoloso, c'è anche un po' di foschia, ma le condizioni meteo sono accettabilissime. Linea Ciotti. Grazie Ameria, Brescia 1-0 per il Napoli, rete di Maradona a 4 minuti dalla conclusione del primo tempo, a te Ferretti. Sta per cominciare il secondo tempo, Avellino e Fiorentina sul punteggio di 1-1, l'Avellino contro la tradizione favorevole dei Viola, la Fiorentina vince la prima di campionato da 6 anni e comunque non perde all'esordio da un decennio, compito certo non facile per gli irpini. La linea va a Torino. Il Torino è in vantaggio sul Verona per 1-0 alla conclusione del primo tempo, linea ad Enzo Foglianese. Qui è Milano a San Siro, Milan 0, Ascoli 1 dopo il primo tempo, a voi Parma. Noi completiamo dicendovi che a Firenze l'Empoli è in vantaggio sull'Internazionale, sempre per 1-0 al 36esimo aveva segnato Osio, all'Olimpico Roma 0, Como 0, a Genova Sampdoria 1, Atalanta 0, 42esimo, autorete di Prandelli. E tutto, passiamo all'ascolto di Udine, vai Enrico. D'accordo Roberto, siamo giunti qui a Udine a 7 minuti di gioco del secondo tempo. Segnaliamo che piano siamo un minuto in anticipo rispetto al primo. Siamo veramente in ritardo, anche da cancellare. Attenzione, raddoppio della Juventus, colpo di testa di Manfredogna e raddoppio della Juventus a Udine. E dopo 15 minuti di gioco nel secondo tempo conduce per 2-0, linea Provenzano. Secondo gol per il Torino è stato ottenuto da Comi, azione di contropiede sulla destra di Sabato, il cross al centro, il colpo di testa di Comi, la palla in rete, 2-0 al 28esimo, a te la linea. Mancano 4 minuti al termine, in questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino
che verrà battuto, manco a dirlo, da Dirceu. Parte il suo sinistro, gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Dirceu a 4 minuti dal termine, la linea Torino. Ha ridotto le distanze il Verona con un gol in mischia segnato da Galia esattamente al 42esimo minuto di gioco. A te la linea. Clamoroso a San Siro, l'Ascoli ha battuto il Milan 1-0 ed è questo dunque il risultato finale. A te Ameri. Benissimo, ecco. Attenzione, scusa Enrico, ti do il finale anche da Avellino. L'Avellino ha battuto la Fiorentina per 2-1, a te la linea. Da Roma. Anche Brescia, Napoli batte Brescia 1-0, a te la linea. A Roma, Roma e Como 0-0 finale. È tutto dal Friuli di Udine, dove ricordiamo la Juve ha battuto l'Udinese per 2-0. Linea Roberto Bortoluzzi. Bene, così qui allo studio. Allora, intervengo da Firenze, si è concluso l'incontro. A Firenze l'Empoli ha battuto l'Internazionale per 1-0. Bene. Il gol di Osio al 36esimo del primo tempo. Allora vediamo un attimo la classifica dopo la prima giornata in Serie A. 2 punti Ascoli, Avellino, Empoli, Juventus, Napoli, Sampdoria e Torino. È cominciato il campionato di calcio, che è già uno scoop. Siamo partiti con qualche botto. L'Inter è stata battuta a Firenze dall'Empoli e il Milan ha perduto in casa con l'Ascoli. Due eventi, francamente, che non erano completamente nelle previsioni. Non può che cominciare da qui, dal gol stupendo di Osio. È il gol partita. Osio e Barbuti sono i nuovi protagonisti di un campionato che, oltre alle tifoserie di Empoli e Ascoli, rende felici i tredicisti. Montepremi Totocalcio è di 11 miliardi 100 milioni 136 mila 158 lire. Queste le quote, i 13 vincono 264 milioni 288 mila lire, i 12 vincono 6 milioni 208 mila lire. Milano piange, Torino sorride. Trapattoni, un esordio amaro. Amaro. Amarino. Beh, sapevo che c'erano questi pericoli, infatti dover vincere per forza quando si dice che il controllo dei provinciali diventa facile, invece io... Abbiamo un Inter contro le provinciali, ci si giocano gli scudetti. Ma il centro delle emozioni è senza dubbio Napoli, con il suo giocatore simbolo, Diego Armando Maradona. Ma che impressione avete avuto da questi primi allenamenti di Maradona? Che ha molto legato con la squadra, secondo me è diventato amici di tutti quanti, non solo dei tifosi napoletani. Vorrei l'amicizia. Questo è il mio pensiero. Il re dell'amicizia. Il re dell'amicizia. Vorrei l'amicizia, vorrei lo sicuramente si è affezionato anche a lui a Napoli come noi siamo affezionati a lui. È lui, nel bene e nel male, ad attirare su di sé microfoni e telecamere. È il suo nome a campeggiare sulle prime pagine dei giornali, e non solo di quelli sportivi. L'attesa per la sua prima recita in campionato, da campione del mondo, è enorme. Gli occhi di tutti sono rivolti alle sue prodezze. E allora i tifosi hanno ragione, Maradona è meglio Pelé. No, Maradona è Maradona, Pelé è stato... È il più grande, io sono un calciatore normale. Io sono un calciatore normale. Male, ho giocato male. Una relazione tra me e Diego. Parlare al mio avvocato. Una settimana da Maradona. Sono 7 giorni di prime pagine sui giornali, miracoli calcistici e di eventi extrasportivi che scatenano polemiche, malumori e sospetti. E per chi fate il tifo voi? Io per il Napoli. Per il Napoli? Non devo uscire la verità. Fai il tifo per il Napoli, giuro davanti a te. Domenica 14 settembre inizia il campionato e il capitano azzurro sale la scaletta del Rigamonti di Brescia. Ha voglia di vincere. Dopo il trionfo mondiale vuole portare per la prima volta lo scudetto a Napoli. Dal mondiale al campionato è sempre la stessa canzone, la canzone del calcio. Parole e musica di Diego Armando Maradona. Il gol che decide l'incontro è una prodezza in perfetto stile messicano. Il fenomeno, quando parte palla al piede, si mangia tutti in insalata. Mi ha dato una gran palla a Bagni, io ho tenuto che sto parlando di petto e fare un slalom e dopo ho messo la palla dove non poteva arrivare il portiere. Ma non sarebbe Diego se il suo racconto durasse solo 90 minuti o il tempo concesso ai commenti della domenica. Armando. Un nome molto famoso a Napoli, perché questo nome? Sì, perché è nato tra una relazione tra me e Diego. Diego Armando Maradona? Sì. Il calciatore del Napoli? Sì. Cristiana Sinagra dà alla luce un bambino e dice che il padre è lui, il più forte calciatore del pianeta.
Lo battezza Diego Armando Junior. Maradona nega, denuncia. Ecco, ma ci sono notizie oggi che appunto ti portano in prima pagina. Che cosa hai da dire rispetto a questa vicenda? Parlare al mio avvocato. Ma della partita possiamo parlare della partita? No, neanche per la partita, mai più. E come se non bastasse, filtra pure la notizia che sua moglie Claudia aspetta un altro bebè. Stavolta indubbiamente suo. Crescimani, come ti è sembrato Maradona in campo? Con la testa intendo. Forse un po' più turbato del solito. Il Pibe de Oro giura e spergiura che se ne andrà. Napoli sta col fiato sospeso. Ma ad uno che tutto può sul rettangolo verde si perdonerebbe qualsiasi peccato, figurarsi la nascita di un bambino. Così la città si stringe intorno al suo campione che ancora una volta, forte della fiducia del suo pubblico, rinnova amore e soprattutto la promessa del primo scudetto. Por dentro sentia che la gente di Napoli mi vuole bene e questo a me mi piace. Dopo che ho vinto il Mondiale, si sta ripetendo, anche se in misura inferiore, la storia di Barcellona. Ne inventano sul mio conto una al giorno. Ma io, dovunque andrò, farò la mia vita. Sono io l'unico padrone della mia vita. E non mi interessa neanche di essere antipatico. Io e il Napoli siamo antipatici da quando abbiamo cominciato a vincere. È carico a mille Maradona. Dentro di lui brucia il fuoco della passione per una tifoseria che chiede a gran voce lo scudetto. E lui, Dieghito, si fa interprete e portavoce sul campo di tutti i desideri del popolo napoletano. La folla, 80.000 persone, 1,5 miliardi di incasso, stringe Maradona in un abbraccio ideale e invoca il miracolo. Un golletto piccolo così, ma sufficiente a far sognare ancora. Il primato è lì. La squadra appare ben organizzata e compatta. In difesa, accanto alla bandiera Bruscolotti, il mister Ottavio Bianchi lancia Ciro Ferrara. 19 anni, elemento duttile, bravo sia al centro della retroguardia che all'esterno. In avanti, accanto a Maradona, c'è il tandem formato da Bruno Giordano e Andrea Carnevale. Ecco, a proposito di giocatori validissimi, Omar, oggi ha inserito Romano, no? Romano dovrebbe assolvere un pochino le funzioni di playmaker arretrato, cioè qualche metro dietro Maradona. Romano non lo conoscevo, lo vedo per la prima volta e veramente mi ha entusiasmato, perché è un giocatore che gioca molto bene quando ha il pallone, ma sa giocare benissimo quando non ce l'ha. È un intercettore, è un giocatore che si è trovato subito molto bene con Bagni e con Diego. Fa paura il Napoli, che con Maradona ha sempre il colpo a sorpresa in canna. Lo sa bene la Juventus, che onora lo scudetto e nelle prime 8 giornate è sempre in testa. L'importante è che noi continuiamo a giocare come abbiamo giocato in questo periodo, ma possiamo ancora migliorare, perché alcuni giocatori possono migliorare e soprattutto trovare la via del gol. Non incanta però la formazione di Marchesi dal punto di vista del gioco. Platini, su combinazione Laudrup Mauro, firma il suo 100° gol con la maglia bianconera e chiude il match. Platini non è al 100%, ma continua a mandare in rete i suoi compagni, tra i quali c'è il giovane Renato Buso, classe 1969, una sicura promessa, in gola la sua seconda apparizione in A. Alla sua età si può anche sognare quando si è in grado di fare certe cose. Chissà se domani Buso risponderà altrettanto bene all'interrogazione di ragioneria. L'Inter, dopo lo scivolone iniziale, riprende quota. I gol di Rumenig e Altobelli spingono la squadra nerazzurra verso la parte alta della classifica. Alla quarta giornata, la formazione interista travolge per 4-1 una Roma nervosa, per poi pareggiare 0-0 nel deludente derby della Madonina. Diciamo che è stato il classico scontro tra colossi, colossi che forse hanno raccolto meno di quanto abbiano seminato. Immediata la ripresa con la vittoria sulla Samp e la bella prova nella trasferta di Torino contro la Juve capolista. Cosa provi a vedere Trapattoni contro la Juventus? Beh, insomma, Tra per noi è stata una mezza istituzione, diciamo.
ha fatto molto bene. Direi che anche in questi 10 anni ha imparato molto bene. Non è una gara qualunque, soprattutto per Giovanni Trapattoni, che torna per la prima volta da avversario in uno stadio che l'ho visto per tante stagioni protagonista. È una portata di affetti, una giornata di ricordi, fino almeno alle 2 e mezzo, dopodiché ci sarà la gara. Termina 1-1 la gara, ma a recriminare sono i nerazzurri. Che cosa è successo al ritorno in campo dopo il primo tempo? Sì, c'erano Cabrini e Platini che facevano un po' i furbi con me, salutandomi, e guardavo sempre loro. Non mi accorgevo che avevo già superato la metà campo. Quando mi sono diretto verso la panchina mi sono accorto che era quell'altra e sono tornato giustamente sui miei passi. Acque agitate invece in casa rossonera, anche se il peggio sembra passato. Nelle prime 2 giornate il Milan ha conosciuto altrettante sconfitte, poi la ripresa. Penso che abbiamo lavorato abbastanza bene per il futuro. È molto difficile perché molti di questi ragazzi sono stati infortunati, non hanno ancora la condizione atletica perfetta. Poi la ripresa. Il pareggio con la Juve e quello nel derby danno un'iniezione di fiducia alla squadra. Ma sono i gol di Pietro Paolo Virdis a riportare in alto il morale della formazione milanista, che all'ottava giornata raggiunge la seconda posizione alle spalle della coppia di testa, Juve-Napoli. Lidom, che oggi ha schierato tutta una formazione tutta italiana, ha molto da recriminare ma poco da temere. Alcuni dirigenti rossoneri hanno dichiarato che l'allenatore non si tocca, almeno fino alla fine di questo campionato. Nel gruppetto delle seconde forze del campionato, che comprende l'Inter, la Roma e il Verona del ritrovato Paolo Rossi, trovano spazio le maglie azzurre del Como di Emiliano Mondonico. Una squadra giovane che sta stupendo tutti per il gioco che esprime e per i risultati raccolti. Mondonico, che effetto le fa sapere che questa partita potrebbe per voi rappresentare anche il vertice? Ma tanto piacere soprattutto di questi ragazzi che stanno giocando, perché questi veramente si meritano questo ed altro, perciò sono contento, soddisfatto soprattutto per loro, ed è soprattutto per loro così che vorrei che questo momento nostro abbastanza particolare continuasse ancora per un po' di tempo. Assente per grave infortunio Borgonovo, in squadra salgono alla ribalta altri nomi. Primo tra tutti quello di Egidio Notari Stefano, 20 anni, prodotto del vivaio lariano. Un astro nascente, Notari Stefano, che ha indossato di volta in volta i panni dell'umile portatore di palla, del regista e di rifinitore. Suo l'assist della gol partita, siglato da Cornelison. Un interprete inedito il Como, per una provincia che nelle prime giornate è grande protagonista. In vetrina c'è l'ascoli dell'eterno Liam Brady e del giovane Beppe Iachini. C'è l'avellino del Globetrotter Dirceu e della rivelazione Angelo Alessio. E c'è infine l'Udinese, che sta recuperando l'handicap iniziale grazie alle reti dell'intramontabile Ciccio Graziani. Non manca niente in questo scoppiettante inizio di stagione per un campionato che, dopo 8 giornate, appare ancora indecifrabile. Le protagoniste attese sono tutte lì, tranne la Fiorentina e la Sampdoria. Il giovedì ho avuto questo piccolo risentimento muscolare e ho provato ieri, però mi dava ancora un po' di fastidio e allora non ho rischiato. In lista d'attesa, oltre ad Antonioni, Gentile, Baggio e Battistini. I blu cerchiati di Boscovi invece viaggiano a corrente alternata, male all'inizio, benino strada facendo, ma restano lontani dalle prime. Ah, io sono allenatore, arbitro ha detto rigore, rigore, perché sempre quando hai un incontro fra 2 giocatori, uno provoca faulo, o provoco mio o provoco l'altro Belli, altre cose. Arrivederci. Molte squadre racchiuse in pochi punti. Questa è la situazione. Un equilibrio che potrebbe essere rotto però alla 9ª giornata. In programma il 9 novembre 1986. Domenica c'è il grande confronto, c'è la grande sfida. 2 squadre che arrivano benissimo, tutti e 2 senza aver perso una partita. E Napoli forse adesso bisogna dire che ha il vantaggio di giocare fuori casa. Ovviamente. Il Comunale di Torino è il fulcro di una domenica di campionato ricca di grandi sfide.
Platini e Maradona sono un ottimo. Vediamo, uno è più giovane, l'altro è più elegante. Maradona ha chiesto di incontrarla. Nel sottopassaggio vediamo, se c'è lo saluto volentieri. Grazie. Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. Andiamo con il risultato dei primi tempi. Torino. Comunale di Torino, Juventus 0, Napoli 0 a Teciotti. Grazie a Mary, Inter 1, Torino 0 a te Provenzali. A Genova partita interrotta al 37esimo del primo tempo sul risultato di 1-1 fra Sampdoria e Milan per un incidente subito dall'arbitro Delia. Linea Claudio Ferretti. Risultato del primo tempo all'Olimpico, Roma 2, Udinese 0. Altri primi tempi a Bergamo, Atalanta 0, Como 0, ad Empoli 0, Verona 0. Scagliato con un pochettino di stizza che di rabbia, perché si stava assistendo veramente a una, io ritengo, una grande partita, una bellissima partita. Professore, per quanto ne avrà? Ma un mesetto penso almeno. Gran raddoppio dell'Inter, finalmente Rummenigge si è svegliato, cioè ai 16 metri ha lasciato partire un gran destro che Lorieri ha deviato in tuffo contro il palo alla propria sinistra. Ha potuto irrompere a questo punto Altobelli e mettere in gol. 2-0 per l'Inter mentre si gioca il terzo minuto della ripresa a terra linea. Colautrup sulla destra è scattato, ha recuperato il pallone, controllato in questo momento da Renica, cerca di ritornare un po' indietro, su di lui sta per portarsi De Napoli, effetto un cross, la palla è recuperata da Bagni, attaccato da Platini, perde la palla, recupera Manfredonia, rimette in azione Caberini che entra in area sulla sinistra, parte il tiro, la parata del portiere, rete successiva di Laudrup che davanti al portiere ha insaccato esattamente dopo 4 primi e 57 secondi. Qui all'Olimpico siamo al 22esimo e la Roma ha segnato il terzo gol, non ho interrotto in quanto non cambiava la sostanza del risultato. Roma 3, Udinese 0, al 20esimo è andato in rete Desideri della linea. Bonini ci sembra non aver rispettato la distanza regolamentare, ora finalmente tutto è pronto, parte il tiro di Romano, il pallone spiove in aria, colpi di testa, difensori, il pallone sta quasi rete, e il risultato al vertice della classifica è sempre di parità, una rete per parte, linea Milano. Ma a Milano la situazione è invariata, con l'Inter sempre in vantaggio per 2-0, entrambe le reti, vi ricordiamo, segnate da Altobelli al quarto minuto del primo tempo e al terzo minuto della ripresa. Attenzione, Napoli in vantaggio, una mezza rovesciata di Giordano, ancora una volta su azione d'angolo ha consentito al numero 9 della formazione azzurra di portare in vantaggio la propria squadra. E il Napoli ora al 29esimo della ripresa conduce per 2-1. Scusa Enrico, ha accorciato le distanze il Torino con Dossena esattamente alla mezz'ora e perciò a un quarto d'ora dal termine Inter 2, Torino 1 a terra linea. Potete immaginare che cosa sia successo sugli spalti dell'Olimpico all'annuncio di Ameri del vantaggio del Napoli. Finale da Ascoli, ad Ascoli la Fiorentina ha battuto l'Ascoli 1-0. Scusa Enrico, ti do anche il finale da Milano, l'Inter ha superato il Torino per 2-1 a terra linea. Vabbè, scusa, il finale anche ad Empoli batte Verona 1-0. Ora attenzione Enrico, ti do anche il finale dell'Olimpico, Roma batte Udinese 4-0, sono 4 perché al 34esimo è andato a rete anche Giannini direttamente su calcio di punizione. A te la linea. Viene servito Carnevale che è scattato in questo momento, sulla sua destra è scattato anche il numero 13 della formazione napoletana che riceve in questo momento il passaggio, parte il tiro e rete, è la terza rete della formazione del Napoli, si tratta di Volpicina che sul settore di destra ha insaccato. Abbiamo vinto una grande match, una grande partita, abbiamo meritato sul campo di vincere senza discussioni. Ed eccovi la classifica dopo la nona giornata. Napoli 14, Internazionale Roma e Juventus 12. La vittoria del Napoli sulla Juventus appare sostanzialmente giusto. Ecco, ci siamo divertiti così, il calcio è anche un divertimento, comunque le verità dette dal nostro Archimede computer. Allora, una frase volante del nostro Castellotti, sei d'accordo? In linea di massima sarei d'accordo su quanto ha sentenziato il computer. Computer però, nonostante ciò che ha detto, che hai detto tu Valenti, ha sempre un qualche cosa, secondo me, di disumano. Si riparte da qui, con il Como incredibilmente al terzo posto e con un'altra provinciale che dopo un inizio folgorante e una serie di risultati negativi torna a far parlare di sé. È l'Empoli di Gaetano Salvemini. La matricola della Serie A che al mercato di ottobre corse ai ripari ed ha rinforzato la propria rosa con gli acquisti di Lucci, Cotroneo, ma soprattutto dello svedese Johnny Ekström.
Alla nona giornata torna finalmente alla vittoria e guarda al futuro con rinnovata speranza. Ha vinto l'Empoli dopo 6 sconfitte ed ha vinto meritatamente. Novembre 1986. È il terzino destro Vertova a invertire la rotta di un Empoli che stava pagando un dazio troppo elevato dopo le vittorie nelle prime due gare. Tutto inizia alla fine della stagione precedente, quando i toscani arrivano nella massima serie per la prima volta, grazie a uno scandalo che stravolge la Serie B. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare i colori di questa città in una maniera moderata e senza fare discorsi trionfalistici che possono fare altre città. Sembra un sogno. L'Empoli è costretta ad esordire a Firenze. Non è neanche uno stadio a norma. Eppure l'Inter paga dazio a un entusiasmo incredibile. È Marco Olio, 20 anni e mezzo, esordio e gol appunto vincente. Di più non si può chiedere davvero alla vita. E 7 giorni dopo, ad Ascoli, è Zennaro a regalare alla formazione di Salvemini niente meno che il primato in coabitazione con la Juventus. È un sogno che cerchiamo di portare avanti. Per me mancano ancora 21 punti per la salvezza. Il resto lo fa il calendario, che mette di fronte le due capoliste alla terza per un incontro di vertice alquanto bizzarro. Contro la Juventus voi vincete? Ma penso di no, comunque. È una partita di calcio, no? Sì, dammi. C'è contro questa grande Juve del rampante Laudrup e del condottiero Platini. Stavolta si deve accontentare di una rete di brio la vecchia signora. Juve che vince dunque senza strafare, giocando perfettamente per il risultato, con qualche affanno, con molto mestiere, 1-0, eccolo il gol di brio versione alto-basso. Fa amarezza per chi aveva sognato nel cuore il risultato dei poveri in fondo. Il sogno si infrange e comincia l'incubo. 5 sconfitte consecutive. Poi la speranza sembra tornare il 2 novembre 1986, quando l'Empoli riceve la visita della Roma. 45 minuti il sindaco e tutta la città di Empoli si sono divertiti ed hanno sognato. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0 favorevole ai padroni di casa. L'autore della rete del parziale vantaggio è Della Monica. Secondo tempo, ovvero i sogni non muoiono soltanto all'alba. La ripresa rimette le cose al loro posto. Prima Baldieri con una doppietta e poi Desideri al 90° riportano l'evento alla normalità. Penso che ci siano stati 5 minuti di partita e in quei 5 minuti ci siamo giocati tutti. Per l'Empoli la classifica è inchiodata a 4 punti. Costituisce un patrimonio raggiunto nei primi 2 turni di campionato. Certo che noi ci giochiamo una fetta di salvezza. La vittoria del 9 novembre contro il Verona di Paolo Rossi interrompe la striscia negativa. È valsa comunque la pena vivere quelle impossibili giornate da grandi. Ho fatto aprire gli occhi un po' che la provincia poi non è tanto scarsa come potesse sembrare. I 4 punti torneranno infatti molto utili di qui alla fine di un campionato. Una stagione che per i tifosi dell'Empoli non ha ancora finito di regalare emozioni e sorprese. Basta salvarvi. Ma non volete vincere lo scudetto? No. Non cambiamo le nostre scelte. Di giocatori di grido non sappiamo che farcene. Teniamo molto al gruppo. Questi ragazzi si giocano la carriera nei prossimi 9 mesi. Dovranno essere affiatatissimi. Nessuno deve disturbarli. Ci serve gente con stimoli e poche pretese. Quando il campionato giunge a un terzo del suo cammino, tutto è ancora in ballo. Basta vedere cosa succede in cima alla classifica. Il Napoli prova ad allungare, ma il calendario non glielo consente. Il pareggio per 0-0 in casa contro il Verona è il primo campanello d'allarme. Lo 0-0 di San Siro con il Milan dice che il Napoli è imbattibile, ma che, nel frattempo, ha perso un altro punto su Juve-Inter. È un punto che fa classifica, ci avessero detto all'inizio del campionato all'11ª giornata di stare 3 punti avanti alle altre, noi avremmo messo subito la firma.
La formazione nerazzurra è sempre più costruita a immagine e somiglianza del suo allenatore. Uno dei grossissimi meriti di Trapattoni è quello di aver trovato la formula giusta per gli uomini che ha a disposizione. Squadra concreta, pragmatica, in cui il duttile mediano Piraccini trova sempre più spazio. Io credo di essere il classico lavoratore del centrocampo. Penso che sia una squadra forte in tutti i settori. Ha l'Altobelli capace di risolvere qualunque partita, un centrocampo validissimo nel quale spicca Matteoli e una difesa compatta con Passarella dietro che può far rendere moltissimo questa squadra che non ha nessuna, le rimangono tutte le speranze di conquistare lo scudetto perché è una squadra in grado di farlo senza dubbio. La Juventus invece dà segnali contraddittori. Ben in casa, dove vince anche il derby con il gol del solito Manfredonia. Lontano dal comunale subisce invece due sconfitte pesanti, alla 11ª e alla 13ª giornata. 3-0 contro la Roma di un Giannini sempre più leader e 4-1 contro una Sampdoria in netto recupero rispetto alla prima parte del campionato. Lasciare spazio alla Samp, in special modo che Marassi, è pericolosissimo e in effetti ci hanno dato questi 4 gol che direi che sono un po' troppo pesanti. Per i bianconeri, che a turno hanno dovuto rinunciare a Cabrini, Scirea e Briaschi, nulla è compromesso per la volata a scudetto. Tuttavia la sensazione è che alla Juve manchi qualcosa. Serena appare troppo solo in avanti, Laudrup è talvolta evanescente, mentre la difesa denuncia qualche crepa. Ma il vero assente sembra essere Michel Platini. Mai come quest'anno, così poco incisivo e ispirato. È un problema Platini per la Juventus? No, assolutamente. Platini è sempre un grandissimo giocatore, si fa sempre temere da tutti. Bisogna che lo marchino molto bene tutti, quindi almeno uno o due uomini li tiene sempre impegnati. Il 1986 si chiude con le immagini della tripletta di Salvatore Giunta del Como. La rete di Prandelli che tiene a galla l'Atalanta e il ritorno al gol di Giancarlo Antognoni. Per i napoletani sarà un Natale diverso, più felice, perché in 60 anni di storia la squadra del cuore non ha mai brindato in beata solitudine. I zampognari questa volta suonano anche per gli azzurri, imbattuti dal marzo scorso. Gennaio 1987 riprende il cammino verso lo scudetto dopo la pausa natalizia e la Befana porta al Napoli un bel sacco di carbone. A Firenze i viola zittiscono i tifosi napoletani. L'Inter ne ha approfittato per agganciarlo in vetta. Milan e Juventus hanno ottenuto a loro volta dei successi importantissimi. Il Milan di Galli è passato a Como dove non era passato nessuno. La Juventus si è riscattata regolando il Verona, che è un interlocutore particolarmente scomodo. E soprattutto c'è stata anche una vittoria nella zona bassa della graduatoria, che a mio avviso merita di essere ricordata, ed è quella dell'Empoli al Partenio. Basta però una sola domenica per ristabilire le originarie distanze e per consentire al Napoli di laurearsi campione d'inverno, grazie al netto 3-0 all'Ascoli e alla concomitante sconfitta dell'Inter sul campo di Verona. Dove uno strepitoso Elkjær riprende e sorpassa la formazione nerazzurra dopo il gol di Altobelli. Oggi siete campioni d'inverno, potreste essere poi campioni d'Italia. Speriamo. Io non vorrei parlare ancora di scudetto. Noi parlavamo prima nel spogliatoio. Dicevamo che siamo una realtà, che dobbiamo lottare per lo scudetto adesso, però dobbiamo lottare ogni domenica. È una sconfitta amara perché abbiamo giocato molto bene, soprattutto al primo tempo. Con la Napoli ha vinto il girone di andata, anche se si tratta naturalmente di un traguardo platonico, quello di campione d'inverno. Napoli a 22, Inter a 20. Il Napoli a questo punto tenta l'allungo, ma l'Inter non si stacca dalla sua ruota. 3 partite vincono i partenopei e 3 ne vince anche la formazione nerazzurra.
Sicuramente gli scontri diretti possono anche essere da tripla, ma certamente si giocherà un altro calcio e anche gli avversari si proporranno diversamente. Il Napoli è in salute, anche se Maradona è costretto a fare i conti con le durezze dei difensori italiani. Il calcio è così, purtroppo c'è il giocatore per fare gol, gli altri che distruggono il calcio. E nella domenica in cui il Napoli è costretto a fare a meno del suo numero 10, ci pensano Bagni e Carnevale a far sorridere i tifosi che invadono il San Paolo. Bagni, che appena non c'è Maradona, diventa estremamente intraprendente, va a tirare, fa il centravanti, torna, tira, fa cose, ma cioè, lo fa anche abitualmente, per carità. Però viene un pochino esaltato, si sente responsabilizzato evidentemente Salvatore quando non c'è Maradona in campo. L'Inter fa risultato, ma non convince più di tanto e per il Trappa aumentano i pensieri, specie dopo che l'ennesimo infortunio blocca Rummenigge. Per il tedesco dell'Inter il campionato finisce alla giornata numero 17. Oggi era molto difficile, io devo elogiare la squadra per come ha reagito caratterialmente su un campo delicato e difficile. Sicuramente abbiamo sofferto. Dietro la coppia di testa l'andamento è decisamente movimentato. La Juventus ritrova i gol di Aldo Serena, mentre non può più contare sull'apporto realizzativo di Platini, che in questo campionato ha arretrato il suo raggio d'azione per favorire gli inserimenti di Laudrup, Briaschi e Manfredonia. Ma la sensazione è che la Juve non sia all'altezza di Inter e Milan. Nella tribuna Gianni Agnelli sembra cercare la vera Juventus. In casa rossonera la posizione di Lidom si fa domenica dopo domenica sempre più precaria. Il presidente Berlusconi manifesta tutta la sua delusione e boccia la squadra, che alla prima di ritorno è capace di perdere ad Ascoli. La bestia nera che le ha tolto 4 punti su 4. Non succede nulla, assolutamente. Noi non ripetiamo che non è mai stata in discussione la posizione dell'allenatore. Ecco le polemiche. Oggi continuo a ripetere, io ho visto un buon Milan. Interessante è il cammino della Roma, che, seppure condizionata da polemiche interne, vuole tornare a recitare un ruolo primario e sta riducendo le distanze che la separano dalla vetta. Scusi, dov'è la cabina RAI? La cabina RAI in alto a destra, Presidente. No, davvero? Sì, veramente, ci vediamo qui. Trovo la strada per arrivare nella mia casa. Accompagnare. Nella mia casa? Perché adesso la mia casa è la RAI. Ancora contraddittorio invece il torneo della Fiorentina, che batte il Brescia grazie a 3 autoreti degli avversari. E del Torino, protagonista di un campionato sotto traccia. E Moggi, che è alla guida di un Torino che persegue un pochino la stessa politica, no Luciano, mi pare. Tutto sommato state attenti anche al bilancio. Esatto. Noi facciamo la politica giovanile proprio perché vogliamo stare attenti al bilancio e vogliamo tenere questa squadra perfettamente in linea con quelle che sono, diciamo, le disposizioni federali. E mentre sul fondo della classifica la posizione dell'Udinese si fa sempre più critica, il campionato si appresta a mettere in scena la 19ª giornata, con Napoli-Inter impegnate fuori casa. La capolista è ospite di un Torino che cerca un risultato di prestigio. I nerazzurri, invece, sono ospiti di una Roma che intende dare ancora più corpo alla propria rimonta. In coda, la domenica offre i primi scontri salvezza, quali Avellino-Ascoli e Empoli-Atalanta. Per i passi falsi non c'è più tempo. Gli arbitri sono chiamati ad un compito assai arduo. Come affronta un arbitro come una partita come questa? Ma noi il campionato lo affrontiamo da luglio, quando iniziano i nostri allenamenti, quando sappiamo già che nel corso dell'annata ci sono periodi più difficili. Alla fine vede la televisione, arbitro? La Moiola la vede? Ma l'importante è quello che succede in campo. Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. Causa uno sciopero di tutti i lavoratori della produzione radiofonica del centro di Milano, si è dovuto protrarre di 25 minuti circa l'inizio della trasmissione. Chiediamo vivamente scusa. Procediamo allora e velocemente. Vorrei subito un intervento di aggiornamento da tutti i campi, via dunque con i tempi, con i soli parziali e gli eventuali marcatori. Telegraficamente cominciamo con Torino Ameri. Sì, ancora 0-0 fra Torino e Napoli. Vi dico subito che nel secondo tempo c'è stato al Carnevale, al primo tempo
Carnevale, lanciato da Maradona, che ha tirato Rorieri Caparato. Ora c'è un attacco da parte della formazione Granata, al decimo una punizione di Junior bloccata da Garella. A te Ferretti. All'Olimpico siamo al 19° della ripresa, con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. Il gol di Berggren esattamente alla mezz'ora del primo tempo, la linea Ciotti. Siamo al 18° e a San Siro da 8 minuti la Juventus è in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Serena, appunto al decimo, con un primo tiro ribattuto da Giovanni Galli, quindi la ripresa dello stesso Serena che metteva a segno senza problemi. Un palo a testa, uno di Laudrup in apertura di ripresa e uno di Manzo nel primo tempo, 1-0 per la Juve. Benissimo, allora vorrei sentire Emanuele Dotto da Brescia. Qui a Brescia il risultato è cambiato, il Brescia conduce adesso per 2-0 dopo il gol di Occhipinti all'ottavo minuto. Al 17° del secondo tempo Gritti ha trasformato un calcio di rigore per la squadra bresciana per fallo di Butti su Gentilini. Paolo Carbone, Udine. 22 minuti, Udinese 1 Fiorentina 0, ha segnato nel Graziani nel primo tempo al 19°, l'Udinese ha colpito due pali al 29° del primo tempo con Galbagini, al 5° della ripresa con Bertoni, in questo caso su punizione dal limite dell'area. A te Roberto. Bene, riprendiamo il giro, via Enrico Meri da Torino. Sì, d'accordo, siamo giunti al 20° di gioco del secondo tempo, il punteggio lo ricordiamo ancora è di 0-0, lo 0-0 del primo tempo, e mi sembra che finora il 24° a San Siro, ancora 1-0 per la Juve grazie alla rete messa di gioco. Anche lo stadio di Marassi a Genova è sempre risultato di 0-0 per la Sampdoria di Verona. Attenzione, inserimento da Udine, 29° la Fiorentina ha pareggiato, autore del gol Berti ha sparato imparabilmente in rete da 7-8 metri. 29° della ripresa, 0-0 tra Empoli e Atalanta e occasioni larghe da una parte e dall'altra. Bene così Luzzi, nulla dallo studio, vai pure Torino. Attaccando in questo momento il Napoli è stato... Scusa Udine. Enrico, il Milan ha pareggiato, indovina con chi? Con Virdis, bella comunque l'azione della squadra rossonera. Tutto questo è accaduto esattamente alla mezz'ora, 1-1 tra Milan e Juve. Attenzione, Napoli 1, Torino 0 ed è stato Giordano a siglare il gol che dà il successo quasi sicuro ai napoletani. Nulla da fare per l'estremo difensore Granata che è stato battuto dallo strepitoso tiro del numero 16 Giordano, che appunto è entrato in campo al posto di Caffarelli. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, partita terminata all'Olimpico, Roma batte Inter 1-0 a Telarino. Scusa Enrico, ti do anche il finale di Milano, 1-1 tra Milan e Juve. Ed è finita anche a Torino, dove il Napoli ha battuto il Torino per 1-0. I battestrada sono passati anche sul terreno di Granata. Lo scudetto sembra aver preso direttamente la strada del sud. No, io non penso proprio nello scudetto. Soltanto abbiamo vinto una partita importantissima. Volevamo vincerla perché sapevamo che l'Inter giocava a Roma, che poteva perdere. 30 punti il Napoli, 26 l'Internazionale. Seguono 25 punti Juventus e Roma. Giordano Maradona, una accoppiata dei sogni di scudetto del Napoli. E il gol di Giordano potrebbe appunto essere il gol scudetto. Il successo del Napoli dà una scossa al campionato. L'Inter accusa il colpo e dopo la sconfitta con la Roma perde a 5 minuti dalla fine il derby di ritorno. Per poi venire travolta dalla Sampdoria con un secco 3-1. La squadra del Trapp scivola così a 7 punti dal Napoli. I sogni dell'Inter vanno in fumo al gol di Virdi. I napoletani esultano e celebrano un singolare funerale. Si scrive Napoli ma si legge scudetto. Ormai la Bianchi non è solo la bicicletta di Coppi, è anche una formazione che domenica dopo domenica sta costruendo il suo successo per un ranetto indiscusso in un campionato che sembra non offrirgli più rivali diretti. Juventus e Milan cercano di approfittare del crollo dell'Inter, ma si fermano sul più bello. Tutti domenica si spera su un scivolone del Napoli, invece tutti domenica sono le altre che scivolano e dunque per noi diventa molto più difficile adesso. La Juventus si fa rimontare in casa dall'Ascoli dopo essere stata in vantaggio per 2-0, poi perde meritatamente a San Siro contro l'Inter. Per me fu merecita la vittoria dell'Inter. Poi io penso che il miglior calcio del mondo è qui, perché tutti i buoni giocatori del mondo sta qui, sin duda nessuno. E per questo io sto qui, per avere Inter e Juve. Quindi si è divertito? Sì, molto, grazie.
Il Milan con il gol del ritrovato Galderisi fa suo il derby, batte l'Empoli, ma poi cade incredibilmente a Brescia, perdendo l'ultima occasione per entrare in qualche modo nella corsa a scudetto. Giovanni Galli sembra in forma, ma non può nulla di fronte al gol della settimana. La girata di Gritti è da incorniciare. La difesa milanista appare pietrificata davanti a quel gioiello di coordinazione. La formazione che in questo frangente sembra poter mettere sul piatto nuovi temi in chiave scudetto è la Roma di Eriksson, che con Giannini e Ancelotti a centrocampo e il sempreverde Bruno Conti sta facendo un finale di stagione in crescendo. Secondo in classifica è un punto molto importante per noi per andare avanti. Senti, ma questa euforia perché tu parli con la stampa finalmente? No, perché mi vanno bene. La capolista guarda con sollievo ciò che accade alle sue spalle, ma dietro l'angolo c'è la trasferta a San Siro, che turba i sonni dei napoletani. Il Napoli è sicuro di sé. Con un quarto d'ora d'allenamento Maradona ritrova la forma e per la difesa nerazzurra cominciano le tribolazioni. Il 22 marzo il Napoli cade. Chi non lo fa l'aspetti, dice un vecchio proverbio interista, e sull'unica distrazione della retroguardia partenopea Bergomi colpisce duro. Noi abbiamo fatto anche oggi una buona partita, credo. L'Inter ha fatto, diciamo così, un tiro in porta, ha giocato anche bene, però noi abbiamo avuto più occasioni da gol e non meritavamo questa sconfitta. Il vero eroe della domenica è Zenga, il numero uno nerazzurro che da solo ha fermato il Napoli e Maradona. Se il campionato, dato per l'ennesima volta per morto, è risuscitato, stavolta deve ringraziare lui, Walter Zenga. Non di rado lo si vede aprire le ali alla ricerca di un pallone volante, meritandosi così il soprannome di deltaplano. E quando si impadronisce della sfera, Walter Zenga lo fa sempre in bello stile. L'efficacia del suo intervento si associa al valore estetico. Zenga proprio negli ultimissimi secondi di gioco ha salvato il risultato. Ma perché è stata forse la parata più appariscente. Walter ha inaugurato la moda dei canti dei tifosi che descrivono il numero uno come uno di noi, il rappresentante dei supporter in campo. Abbiamo visto che il rapporto col pubblico è splendido, baci, abbracci. Sono qua per dare una mano all'Inter a cercare di vincere uno scudetto che manca da tanto tempo. A 27 anni è opinione comune che sia lui il migliore esponente del ruolo a livello europeo. Da pochi mesi ha guadagnato l'azzurro e a ogni prestazione risulta essere convincente, oltre che spettacolare. Ancora il portiere della nazionale in evidenza all'inizio del secondo tempo. Difficile l'intervento sulla conclusione ravvicinata di Conti, ma Zenga oggi è proprio il numero uno. Sembra passato un secolo dalla riservatezza di Dino Zoffa. Zenga ama i fari accesi. Zenga ha la vista lunga. È un personaggio dalla crescente popolarità. Incarna meglio di ogni altro il nuovo calcio, che è anche prodotto mediatico, immagine che è sostanza. La televisione sembra fatta per lui. Risposte brevi, intelligenti, ma è un congiuntivo fuori posto. Che non vuole essere. Vedete come parla spedito a Walter, è una cosa impressionante. Meglio. Io ho saputo che Nichetti ti ha proposto di fare l'attore. Non ha bisogno di consacrazioni il deltaplano. Ma quella del 22 marzo 1987 è comunque una giornata memorabile, perché Inter-Napoli vale un pezzo di scudetto. Ma soprattutto per lui ha il significato del riscatto dall'amarezza dell'eliminazione in Coppa UEFA. Se c'è una squadra che doveva superare il turno nel computo delle occasioni e del gioco espresso, credo che questa doveva essere l'Inter. Contro il Göteborg a San Siro, non sono pochi a indicarlo come il massimo responsabile per un gol ritenuto parabile, ancorché velenoso. Quattro giorni dopo, la risposta è da campione orgoglioso, da uomo che soffre per quanto accaduto e reagisce in modo impeccabile. È il terzo tiro da fermo dell'argentino. E invece i miracoli li compie lui, Walter Zenga, che su ogni pallone si avventa come una pantera e diventa il protagonista. Zenga è il migliore in campo, arriva in ogni dove, anche se per farsi chiamare l'uomo ragno dovrà aspettare il famoso motivetto cantato dagli 883. Non esagerate con me.
si vince e si perde in 11. Non è assolutamente vero che sono il migliore in Europa. Ammiro due grandi portieri, Pfaff e Schumacher. Ho imparato da loro che il portiere deve dimostrare grande personalità, che deve dare sicurezza a tutta la squadra. Se ti vedono terrorizzato, è la fine. Sono i guanti di Walter Zenga a dare speranza alla Roma, vittoriosa con l'Empoli e risalita a meno 3. Brevemente si può dire che la Roma ha finalmente superato il complesso olimpico ed è tornata a dare spettacolo. Ma speranze tornano a nutrire anche la stessa Inter e la Juve, che con l'ennesimo gol di Manfredonia ha avuto ragione del Como. Quando mancano 7 giornate e i punti a disposizione sono 14, il campionato è più vivo che mai. Bah, è un po' difficile, non è perché il Napoli ha perso oggi, ha sempre un grosso margine di vantaggio. Dopo tutti possono perdere contro l'Inter. Mi sembra che domenica andiamo noi, potremo rilanciarli verso la corsa dello scudetto. Non ce la fanno i bianconeri a reggere la forza d'urto dei napoletani, spinti dall'urlo di un San Paolo che vuole la vittoria. Questo Napoli che pratica il migliore calcio e merita il primato lo dimostra ampiamente contro una Juventus decisa a tirare lo zambetto agli azzurri, perché anche se priva di Cabrini, Brio e Laudrup, affianca l'insidioso Busa Serena e tenta la via della rete con tutti i mezzi e tutti gli uomini disponibili. La palla, crossata da Dieghito, viene toccata di quel poco in scivolata che consente alla corrente romana di appoggiare il piatto destro in porta. Guardate che festa, e forse un gol che può significare scudetto al Napoli. Diego, allora, è come quel giorno a Città del Messico? un pochettino, però ancora no, non possiamo alzare la coppa. È festa grande sugli spalti, anche perché arriva da Udine la notizia della sconfitta della Roma, grazie al gol dell'ex Francesco Graziani. Presidente, qui bisogna, non dico festeggiare, ma bisogna dire un po' le cose come stanno. Ma il Napoli è campione d'Italia o no? Ma il camminato è lungo e difficile. Ci sono 6 partite e quindi è tutto da giocare ancora. Tutto da giocare. Sembra tutta in discesa adesso la strada per il Napoli. I rossoneri sono in piena crisi. Nils Seedorf viene rimosso. Al suo posto Berlusconi lancia Fabio Capello all'esordio assoluto da tecnico. Quando si cambia allenatore c'è subito una svolta, la determinazione cresce e speriamo che duri, perché la prima settimana è molto più facile, poi nel proseguo diventa sempre più difficile. Alla vigilia della giornata numero 26 solo la lotta a salvezza sembra poter offrire qualche spunto, con l'Udinese ormai spacciata e l'Atalanta, Ascoli ed Empoli racchiusi in 2 punti. Ritengo che l'Atalanta non possa chinare la testa in questa maniera qui. L'Atalanta andrà ancora avanti con grandissima dignità e grandissima forza d'animo. Per lo scudetto, invece, l'epilogo appare scontato. Ma non è così. Il Napoli cade inaspettatamente a Verona, mentre l'Inter del Trap vince ad Avellino e si riporta a 2 punti dalla capolista. No, però alla fine siamo venuti via con 2 punti che riaprono il campionato e noi ci crediamo. L'angoscia assale i tifosi del Napoli. La paura di vedere scivolare via uno scudetto che pareva già in cassaforte paralizza l'intera città. Deve salire in cattedra Maradona per ristabilire la verità di una stagione che ha visto il Napoli giocare il miglior calcio. Siamo gli sposi degli azzurri, siamo nel comando da Forza Giulia. Tutto Napoli e tutto Maradona? Sì, noi non ci stancheremo mai di fare Napoli, perché la squadra del nostro cuore l'abbiamo amato quando stava andando in Serie B, figuratevi adesso. Un grande pubblico, uno stadio stupendo, un bellissimo terreno di gioco. Speriamo che la gara... Partita decisiva, la direi. La gara sia divertente come divertente tutto quello che vediamo qui attorno. Il 26 aprile è lui che guida il Napoli alla importante vittoria contro il Milan, segnando un gol meraviglioso. La gioia del San Paolo però non è piena, perché l'Inter ha battuto la Fiorentina con un gol di Ciocci e i punti di distacco sono ancora soltanto 2. La corsa in tandem tra Napoli e Inter però dura solo 7 giorni.
alla 28esima giornata, mentre il Napoli pareggia a Como, l'Inter perde incredibilmente ad Ascoli. Le condizioni di oggi noi abbiamo vinto meritatamente, è una vittoria voluta, sofferta, ma ce la siamo meritata tutta proprio. La grande festa napoletana è ormai pronta. Alla vigilia della penultima di campionato, gli uomini di Bianchi hanno 3 punti di vantaggio sull'Inter, ospite dell'Atalanta, che deve salvarsi. Basta un pari con la Fiorentina per cucirsi sul cuore il tanto agognato scudetto. La storica sfida del San Paolo è in programma il 10 maggio 1987. Adesso stiamo andando qui, girando verso Napoli, a scongiurare questi flussi malefici per allontanare, è vero, queste magie che hanno creato quelle del nord e dell'Inter, perché noi siamo i fortunati, perché in qualità di presidenti allontano tutti i maghi. Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. Andiamo pure con il risultato dei primi tempi. Napoli. Sì, vi ricordo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco. Napoli 1 e Fiorentina 1. Gli spettatori sono 95.000, l'entusiasmo è di tipo partenopeo, fragoroso, entusiasta e assordante. Ed eccoci al gol di Cannevale al 30esimo. Cannevale di esterno destro dopo uno scambio con Giordano, che di tacco restituisce la palla al proprio giocatore, mentre il portiere in uscita deposita la palla alle spalle di Landucci. Ma al 39esimo un calcio di punizione di Baggio concesso al limite d'area per fallo su Diaz, con effetto riesce a battere Garella e riporta la situazione in parità. Dopo i primi 45 minuti di gioco, Napoli 1, Fiorentina 1, linea Sandro Ciotti. Grazie Mieri, ripetisco il parziale di Bergamo, l'Atalanta è andata a riposo in vantaggio sull'Inter per 1-0, la rete è sopravvenuta a 7 minuti dalla pausa per un impatto tra Francis, Passarella e Zeng, probabilmente è stato Passarella a toccare per ultimo e determinare quindi il vantaggio dei padroni di casa. Atalanta 1, Inter 0, a Ferretti. Al grido di il pareggio non serve a nessuno, Brescia e Ascoli di fronte, separati da un punto in classifica a favore del Brescia, prima dell'1-0 naturalmente. Il pareggio non serve a nessuno, soprattutto in prospettiva, considerando che domenica prossima, ultima di campionato, l'Ascoli ospiterà il Napoli. In campo c'è tensione, accenno di pugilato già al quarto minuto, De Lia ammonisce Dell'Oglio e Argentesi. Brescia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, linea... Bene, allora qui allo studio gli altri primi tempi, Morino 0, Udinese 1, vai pure Enrico Meri da Napoli. Sì, d'accordo, con 4 punti di vantaggio del Napoli sull'Internazionale, ricordiamo ancora la classifica, Napoli 41, Inter 37 al momento, hanno ripreso a giocare le due formazioni che ricordo sono sul risultato di parità, una rete per parte ha segnato Carnevale al 30esimo. Brescia, siamo all'11esimo, sempre sull'1-0 per il Brescia sull'Ascoli, apre la ripresa al secondo minuto, un corner di Turchetti. Dato il risultato acquisito all'Olimpico, Roma-Sampdoria con Livio Forma passa agli eventuali aggiornamenti in diretta. Grazie, vai pure Napoli. Attacca il Napoli, colpita. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, l'Ascoli ha pareggiato, ma più tardi il marcatore comunque 1-1 a della linea. E ancora Napoli comunque. Verona che deve intervenire, 24esimo minuto di gioco, calcio di rigore in favore del Verona. Elker incaricato a battere la massima punizione, tira la palla in rete, dunque Verona in vantaggio sulla Juventus al 24esimo a della linea. Benissimo, e vediamo che in questo momento la Juventus resta a quota 36 e il Verona lo raggiunge a quota 36 in classifica generale. Attenzione, ancora un attimo dallo studio. È Verona che deve intervenire al 21esimo, la Juventus è pervenuta al pareggio con Manfredonia, dunque Verona 1, Juventus 1 della linea. Mancano 4 minuti anche qui alla conclusione, sempre sul punteggio di 1-1, ancora in avanti l'Ascoli con Iachini. La girata e il gol dell'Ascoli, Ascoli che va a rete con Scarponi, naturalmente grande euforia dei bianconeri in campo. Enrico Meri a terminare. Quindi mancherebbero ed è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987. Una data storica nelle vicende del calcio italiano, in quelle ultra sessantenarie del calcio Napoli che conquista il suo primo scudetto. Questa è la festa più importante della mia vita. Napoli, che significa per te a questo punto? Mia casa. Amici sportivi, buonasera. Il Napoli dunque è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, campione d'Italia meritatamente, con una giornata di anticipo sulla conclusione del massimo torneo. Bagni, Giordano e Maradona ci hanno rubato scudetti di Trapattù. Tu mi registri sì, una sera in maggio. Ho visto Maradona, ho visto Maradona, ma la, chi siamo la cosa?
Giordano, che hai provato con questo titolo? Ma gioia immensa che la dedica mia madre. Grande, grande, sei grande come uomo che hai pescato. Nando, Nando! Nando! Che ti ha sembrato la gente, Nando? Stupendo, stupendo, sono superamente meritato questo scudetto, perché è stata una cosa stupenda! Grandi! Devo dire la verità, il vero capitano della squadra è lui. È lui, è vero, no, no, è vero capitano, è il vero napoletano, napoletano vincente è lui. Io voglio che dica qualcosa. Ma non me l'ho sbagliato, perché il giorno che decisi di darci la fascia, lui mi aveva fatto una promessa. Mi ha detto che in un paio d'anni vincevamo il campionato. Con la mantenuta, però. Beh, chiaro, quindi vedi, è stata una fortuna per me darci la fascia. Fare una domanda, credo che la mia bambina è venuta al mondo con un scudetto sotto, qua sotto le braccia, no? Adesso voglio dire a lui sì, con che cosa vedrà il suo bambino, no? Ma niente, io avevo già calcolato tutto dall'inizio del campionato, perché avevo calcolato che nascesse il 20 maggio. Era tranquillo fin dall'inizio, non c'era problema. Dicevo che io mi sono andato a Barcellona senza vincere niente, però l'avevo promesso a Pepino, alla squadra, a Ferlaino, che avevano creduto in Maradona per vincere qualcosa. Sono riuscito a vincere con tutti quanti, guarda, attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sennò è tutta la... D'altra parte questo è forse lo scudetto della gente, nel senso che è lo scudetto della parte romantica di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una parte nella quale Napoli ha avuto un ruolo come evocazione di spirito, di umanità, di filosofia, di tenacia. Questa disponibilità all'arte, questa disponibilità ad apprezzare tutto quello che è bello e spiritoso è indubbiamente caratteristico della città di Napoli e quindi è lo scudetto veramente più popolare che forse sia mai stato conquistato. Maradona è il re di un popolo che con il calcio ha spazzato via tante amarezze. Manca soltanto l'ultima giornata a chiudere una stagione storica. In coda devono essere ancora assegnati due posti, mentre il Milan lotta disperatamente per la Coppa UEFA. 17 maggio 1987. Ultimi 90 minuti. In B, insieme all'Udinese, scendono Brescia e Atalanta. Il Milan dovrà spareggiare con la Sampdoria, ma ce la farà. Ma la notizia è un'altra. Dopo la partita con il Brescia, vinta per 3-2, chiude con il calcio Michel Platini. Ma non posso essere stanco di una cosa che è mio amore, mia pensione. È una grossissima passione, io l'ho sempre difeso, l'ho sempre amato, mi ha dato tutto, come posso criticare il calcio? Invece il mondo in cui gira il calcio non è che mi piace tanto. Serena, Brio, Bonetti. Sono loro i marcatori che decidono Juventus-Brescia, ultima giornata triste di un campionato non positivo per la Juventus. Il malumore è tutto dei Lombardi, retrocessi in Serie B. Ma è tutto l'ambiente ad avere il groppo in gola, perché è arrivato il momento del saluto di Michel Platini. Divento rincoglionito, divento troppo vecchio e mi incanzo troppo. Scusate le parolacce, ma
Basta con il calcio. Il francese non ha più una briciola d'energia. Mi pesa di avere 32 anni, di non poter più soffrire, di non poter più sudare, di non poter più avere la voglia di migliorarmi, e penso che non mi migliorerei più per quello. Dunque, quello che vorrei ricominciare è avere 17 anni e ricominciare quella cosa. La società di Giampiero Boniperti non è brava ad organizzare cerimonie d'addio. Niente di più che una corsa sotto la curva, qualche mazzo di fiori del pubblico adorante e le canoniche interviste del dopopartita. Ma lo stesso Micheli, in fondo, non ha fatto nulla per colorare la sua ultima partita. Non ci sono guizzi, perché la realtà vera è che Leroy ha abdicato ormai da tempo. 19 ottobre 1986. Ad Ascoli, ultimo gol in campionato di Platini. Un'eternità per chiunque, come lui, ha vinto per 3 volte la classifica cannonieri con relativo corredo di pallone d'oro dal 1983 al 1985. È capriccioso quel pallone quest'anno. Capriccioso, non vuole andare dentro. Non è più confidenza con me. La perplessità di Platini sintetizza meglio di qualsiasi aggettivo l'apatia della Juventus. Sono morto a 32 anni, il 17 maggio 1987. Scrive come incipit del suo libro. È un grazie a Michel Platini per quello che ci ha fatto vedere in 5 anni di calcio in Italia. Si chiude un'epoca in quella domenica ed il protagonista ha la solita aria di uno passato lì per caso, quello snobismo francese di chi non sopporta le esagerazioni italiane, gli aggettivi altisonanti. E un po' ha ragione, perché per Michel Platini è stato normale essere Michel Platini. Io ti chiesi: come mai tenevi un tantino distanti, secondo me, i giornalisti? Tu mi dicesti una frase molto bella, mi era piaciuta da morire. Ma se no, se mi concedessi a tutti, che cosa resterebbe del mio giardino segreto? Ti ricordi? Sì, ma... Adesso il giardino segreto ce l'hai tutto per te. Ma spero di no, spero di sì, non lo so. Ma capisci, essere sempre sugli occhi di tutti è un piacere, è difficile, ma è quando si chiudono tutti gli occhi che sarà difficile. La prima notte dopo l'addio al calcio, ho dormito bene. Siete più addolorati voi giornalisti. La vita continua. Difendiamolo un attimo questo calcio al quale vogliamo tutti bene poi alla fine. E piantiamola con questa storia di rompere il giocattolo, perché non è un giocattolo. È la 7ª industria nazionale, mobilita milioni di persone, dà da lavorare a decine di migliaia di famiglie. Quindi rompiamo semmai la testa, metaforicamente, a quelli che vogliono rompere il giocattolo. Lo scudetto per la prima volta premia il Sud. E con le immagini di Napoli ebra di gioia si chiude una stagione storica. E non solo perché le grandi sono rimaste a guardare. Il campionato 86-87 segna il definitivo passaggio del testimone fra 2 giocatori simbolo degli anni 80, Maradona e Platini. L'argentino trasforma in realtà i sogni dei napoletani e dà forma a quell'utopia chiamata Scudetto. Platini, invece, al termine di una stagione in ombra, chiude definitivamente col calcio giocato. La stagione sarà ricordata anche per una serie di esordi importanti. Massimo Barbuti, che alla prima giornata stende il Milan di Berlusconi, ed altri protagonisti come Agostini, Branca, Ganz, Fuser, Lentini e Lorieri. Ma è l'anno di esordio anche per Fabio Capello come allenatore e si rivela subito per quello che è: un vincente. Gol e prodezze da conservare, come la perla di Tullio Gritti contro il Milan. I gol di Vialli e Mancini sempre più incisivi e spettacolari. O Monelli, che beffa il Napoli capolista con un gol da centrocampo in perfetto stile Maradona. Il campionato che toglie e il campionato che dà. Roberto Baggio, che al suo debutto si fa nuovamente male, ma chiude il torneo con il primo gol su punizione nel giorno della festa del Napoli. La Serie A, che proprio quest'anno ha lanciato tanti giovani di talento,
volta pagina e saluta cinque eroi del Mondiale 82. Paolo Rossi, Tardelli, Oriali, Antognoni e Graziani. Gladiatori di classe che domenica dopo domenica hanno dato vita a partite memorabili. Per anni le loro smorfie, di gioia o sofferenza, sono state le nostre. Anche per questo, campionato, io ti amo.